Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'allenatore si è deciso per il 4-5-1 per tentare di portare a casa il risultato oggi. L'unico uomo in attacco è chiamato a una gara di sostanza. Dovrà farsi carico quasi da solo della manovra offensiva dei suoi, mantenere palla, far salire la squadra. Poi dipende da come si evolverà la gara, Fabio, ma credo che vedremo almeno uno o due centrocampisti partecipare di più in fase d'attacco. Partiti. Interessante azione sulla fascia destra. Stepinski. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Felicioli. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Ora deve duellare con il portiere. Ci prova, si sblocca il risultato e segnano il primo gol dell'incontro. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Lotta, ma perde l'equilibrio. Stepinski. C'è la palla lunga, in avanti. Il portiere la calcia lontano. Opportunità di ripartire. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si allunga e trova la palla. Stepinski. Palla nello spazio, attenzione. E passa. Continua ad avanzare verso l'area. Qui deve tirare. Sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato. C'è il colpo di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastata. Prova il filtrante. Va il tiro. Ecco il gol. Sembra avere il totale controllo della gara. Il Lecce ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol.
si riparte da un netto 2-0. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Prova con la palla filtrante. Stepinski. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Occhio, un altro cross. Intornata! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Si riparte dal... Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. C'è la palla filtrante. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Occhio al tiro. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Ecco il tiro. Bella parata! Ecco il tiro! Spazza il più lontano possibile. Inventa nello spazio. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. C'è fallo. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Ecco il tiro. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Cerca lo spunto. Prova ad andare. Può concludere. Di nuovo lui. Ha segnato. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. Eccolo il gol. Davvero rapinatore d'aria. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Tocco preciso.
Grande occasione. Degel senza compromessi. Se ne va. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Molinaro gioca una palla lunga. Meccariello di forza. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Il portiere la spedisce su e l'arbitro dice che può bastare. Ce l'hanno fatta, una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare allo svantaggio.